Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi analizziamo l'ultima partita che ci è rimasta ancora da guardare ed è quella della mia Roma contro la Juventus. Settimana scorsa, grazie mille Roma, mi ha fatto fare uno, una figura barbina, scegliendo e puntando sulla vittoria della Roma. Ero proprio sicuro che battevamo il Torino. Molto bene. E poi una figura di merda proprio come squadra, perché perdere 2-0 in casa col Torino vuol dire che sei proprio un sciucco del... E non voglio dire altre parolacce. Quindi ci vediamo quante possibilità abbiamo di fermare la Juventus subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Insieme a me, come sempre, il libraccio di Metodo Stats for Bets che mando qui sotto. Ti ricordo, settimana prossima video per analizzare un po' di critiche al canale e un po' di critiche al libraccio, prendendo le recensioni su Amazon. Quindi, se vuoi partecipare alla, diciamo così, messa in onda di questo video, magari puoi mandare una mail a statsforbets@gmail.com, fai la tua critica a quello che è secondo te un aspetto che potrai migliorare del canale, per esempio, e quindi cerco di leggerle e poi di rispondere nel video a quello che penso che posso effettivamente migliorare. Per andare avanti, ti attivo la visualizzazione dello schermo, così vedi anche tu quello che vedo io e immagino lo saprai, ci troviamo all'interno di OneFootball. OneFootball è un'app gratuita, trovi il link per scaricarla sotto nella descrizione ed è l'app che utilizzo per seguire e studiare al meglio le partite. La maggior parte dei dati ovviamente riprendo dal mio software, dal Superfoglio, però qui ci stanno soprattutto nell'aspetto riepilogativo della classifica delle cose che mi agevolano un pochino, quindi la utilizzo sempre in combinata con il Superfoglio. Allora, Juventus 14-3-1, stesso andamento dell'Inter. Per quanto stesso andamento dell'Inter, abbiamo una percezione molto diversa tra Juventus e Inter, perché la Juventus basta un alito di vento e dica che c'è crisi di Cristiano Ronaldo, Ronaldo non sta bene con Sarri, quello è, in realtà c'hanno gli stessi punti. Quello che fa effetto è l'Inter, non la Juve. La Juve siamo abituati allo schiacciasassi, non ci aspettavamo un Inter altrettanto schiacciasassi. La Roma, devo essere onesto, io a inizio stagione avevo fiducia in Fonseca, cioè ero mediamente contento di Fonseca. Non me la sarei aspettata in questa parte della classifica, perché comunque se senti i tifosi, sia alle radio, sia tra amici, sembra sempre, ma sia anche me stesso, cioè se mi sento, sembra sempre che abbiamo una squadra di merda, mille problemi, però poi bene o male, sta lì addirittura un punticino sopra l'Atalanta. 4 sotto la Lazio, insomma, non sta andando male la Roma, però poi ogni volta che ci deve mettere un po' di palle, un po' di maturità, perdi 2-0 in casa col Torino e onestamente non si può fare, cioè non puoi perdere in casa col Torino. Mo vedremo i dati. Se perde con la Juve, oh, amen, ci posso anche stare da tifoso, cioè mi rendo conto che la Roma è meno forte della Juve, no? Del Torino no, non ci posso stare. Comunque, andiamo a analizzare questa partita e vediamo che dati ci ha da raccontarci. Roma-Juventus rischia 1-2. Attenzione. Beh, la statistica della X è effettivamente molto bassa, solo 20%. Però altrettanto L2 non è così predominante, è solo 45%. Ne viene fuori che tra tutte le combo 1x, x2, 1-2, quella più alta è proprio la doppia 1-2, addirittura al 79%. Vediamo le quote.
se motivano questa cosa. La Juve dovrebbe essere proposta per la quota reale librata a 2 secca, mentre il bookmaker l'aveva leggermente alzata a 2,40, poi adesso la sta abbassando a 2,20. La Roma doveva essere proposta a 2,80, l'aveva aperta in maniera congrua a 2,80, adesso la sta facendo salire, sta a 3,10. Io sarei più sulla X2 piuttosto che sulla 1-2, però sai, quelle partite. Alla fine i big match perché sono difficili? Perché sono quelle partite in cui l'emotività a volte può essere più incisiva dell'aspetto statistico. Quindi magari botta d'orgoglio e battiamo la Juventus. Ci credo poco. Però vediamo un po'. Al libramento leggermente più basso rispetto alla media del campionato, quindi il fatto che il book abbassi un po' può essere sempre così, è abbassato veramente di poco, quindi no, però può essere sempre indicatore del fatto che magari non sa benissimo dove spalmare il proprio allibramento. 42 spalmato sull'esito 2, 30 sull'esito 1, 26 sull'esito X. È un allibramento medio, alla fine anche lui lo mette sulla 1 e la 2, quindi il ragionamento che fa il software è di rischiare questo 1-2. Over 1,5 84%, ottima probabilità. Over a 61 anche ottima, però a me l'over sulle partite di cartello non mi piace mai, sempre ritornando al concetto, insomma, che l'emotività può giocare brutti scherzi. 57% di esito gol. Lui mi continua a dire sto no gol rischioso. 3 big match su 3 in cui invece l'esito gol ci starebbe, me lo segnala come rischioso, quindi questa me la devo proprio segnare. Su questo aspetto qui il software non sta ragionando bene. Lo ricordo, ho ricordato in altri video, esce il 2 febbraio, quindi tutto normale. Se quello che dice adesso non è ancora corretto, ci sto ancora lavorando. Mi preoccuperò se il 3 febbraio una partita del genere mi dice no gol rischioso. Andiamo a vedere le quote. Perché ti dicevo, e guarda qui la bastardaggine, perché ti dicevo che sulle partite di cartello non mi piace, di cartello non mi piace l'over? Dovrebbe essere 1,64, ce lo alza 1,72. È poco, è solo 5%. Quindi calma. Però è un rialzo. I rialzi io li valuto sempre. Cioè, è comunque un rialzo. Statistico, quindi non pericoloso. Però il book, questa, ecco, tornando a un discorso che ho fatto in altri video, questa potrebbe essere considerata una value bet. Io personalmente, c'è un articolo sul blog a parte, considero le value bet una stronzata. Perché una stronzata? Perché presuppongono che il book sbaglia a darci la quota. Secondo me raramente sbaglia. Questa non è uno sbaglio. Potrebbe essere una value bet nel senso che ha un rialzo di quello rispetto a quello che dovrebbe essere la quota reale. C'ha un piccolo rialzo, però appunto è piccolo ed è statistico. Quindi non lo so, magari valuta delle cose che noi non sappiamo valutare e la alza un pochettino, però la alza di quel pochettino che uno dice: beh, però il rischio su questa me la posso prendere e può essere considerata una value bet. Questo è quello che è per me la value bet. Poi c'è un articolo sul blog di Stats4Bets che approfondisce questo concetto. L'esito gol invece incredibile, quota reale dovrebbe essere 1,61, ce lo apre nella quota di apertura, quota vergine a 1,61 e ce lo ripropone attualmente a 1,61. Il gol ci sta, la Roma un gol alla Juventus glielo può fare. E onestamente, alla luce di tutto questo, l'esito gol mi sento proprio di sceglierlo non come cuore, quindi non come singola, però all'interno di una bella multipla a 1,61 questo gol me lo prendo perché secondo me ci sta. Poi
Assolutamente. Non hai segnato al Toro. Mi devi far vedere un po' di palle, devi segnare la Juventus. Per il resto, purtroppo la Juve ci purga sicuro. Cristiano Ronaldo già so che ha messo il timbro al gol, quindi Ronaldo marcatore già me lo immagino. E l'esito gol su questa mi piace. Possibili risultati esatti? Non facile, però 1-2, 1-2 e 1-1 sono quelli che mi sembrano più plausibili. Spero non oltre, spero non 3-1 per la Juve. Se proprio vediamo quant'era quest'over al 61% l'over a 1,72. Mi sembra esagerato 2-2. Purtroppo mi tengo o l'1-1 o più facilmente il 2-1 per la Juventus. Purtroppo i numeri questo mi dicono, per quello che riesco a immaginare io. Benissimo, con questo abbiamo chiuso lo studio anche dell'ultimo big match di giornata. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!